Ciao amici, siamo da Fattore F, poi vi spiego che cos'è, a parlare di innovazione, innovazione del gusto. Ho incontrato questi due ragazzi che poi si presenteranno e diranno un po' che cosa fanno e che cosa hanno avuto in mente per creare Fattore F. Parleremo di innovazione rispetto al cibo, è qualcosa che tutti pensano di fare, tutti dicono, però poi alla fine bisogna fare davvero innovazione. Voi siete partiti da un concetto interessante, che è quello di elaborare un nuovo modo per fare la pizza, e siete partiti direttamente dall'impasto. I napoletani già tremano e dicono: ah, questi non è la tradizione. La tradizione, infatti, siamo un po' odiati da chi ama la pizza napoletana. In verità siete partiti dalla farina e quindi dalla ricerca sulla farina, e poi create due impasti particolari. Parlatemi un po' come vi è venuto in mente questa cosa. Massimiliano, Riccardo, molto piacere. Ciao a tutti, intanto. Vuoi partire tu con... Beh, allora, Mania. Partiamo, diciamo che ci dedichiamo a due tipologie diverse di impasto. Inizialmente è stata tutta una cosa nata quasi un po' per gioco, perché comunque Riccardo mi ha portato dentro il suo locale dove ho cominciato a gestire, quindi già 5 anni fa ha cominciato il nostro percorso. Io studiavo e lui ha deciso di introdurmi in questo mondo, che poi mi ha appassionato molto. Da lì è nato poi tutto un percorso di apprendimento con dei corsi. E cosa abbiamo deciso di fare? Il primo impasto, che si chiama Spontanea, abbiamo deciso di creare un impasto senza l'utilizzo però di lieviti aggiunti. Quindi cosa si va a fare? Si va praticamente a utilizzare l'ambiente che si ha, con delle particolari tipi di tecniche che si chiama gelificazione dell'amido. E praticamente questo permette, in base all'ambiente in cui ti trovi, di andare a catturare già i lieviti presenti nell'ambiente, catturarli all'interno del proprio impasto e far creare una sorta di colonia di lieviti naturali all'interno di questo impasto, senza che sia aggiunto né lievito madre né lievito di birra. Questo per? Questo per fare in modo che comunque ci sia una percentuale minimissima di lievito all'interno, che però non è stato aggiunto da noi, ma viene creato naturalmente. Si chiama fermentazione spontanea proprio per quello, che l'acqua e la farina, quando vengono messe assieme, iniziano a fermentare da sole. Non c'è bisogno di nessuna aggiunta, bisogna usare delle piccole tecniche, che alla fine è chimica, perché anche lì noi abbiamo studiato appunto gli impasti, però a un livello un po' chimico, senza andare a guardare molto la tradizione, ma andando a studiare proprio la particolarità di ogni cosa che va dall'acqua alla farina, ovviamente le temperature e tutto quello che è l'ambiente. Ma tutto questo vi è venuto in mente per diversificarvi o per quale motivo? Cioè, perché siete andati a toccare proprio la base, cioè la farina, per poi attivare tutto il percorso? Beh, che è fatto anche di design, che è fatto di ricerca, diciamo, di prodotti di alto livello. Diciamo che molto spesso l'Italia nasce come il paese madre della pizza, e però ci siamo accorti che molte realtà creano dei prodotti che poi magari sono difficili di gestione, oppure creano sete durante la notte. Pertanto ci sembrava come un compito, diciamo, portare avanti un'innovazione, evitare gli incubi, esatto, far sì che quel prodotto che ha reso famosa parte della cucina italiana abbia un giusto valore, sempre lasciando la tradizione giustamente rispettata, però con qualche piccola accortezza in più, sia con delle attrezzature che permettono di creare impasti molto più complessi, sia però andando a studiare ogni singolo elemento che va a comporre poi la pizza. E questo riguarda l'innovazione di prodotto, quindi siete entrati a gestire l'impasto della pizza in maniera diversificata. Sì, dopo una un po' più ampia. Però comunque veniamo anche da una scuola abbastanza importante, abbiamo avuto dei maestri anche importanti, di conseguenza un po' quello che è la pizza adesso si sta evolvendo già da qualche anno. Sì. Noi abbiamo deciso anche di prenderci dentro a questa, diciamo, strada di innovazione, con le nostre idee ovviamente, rapportando a quella che è la nostra conoscenza e quello che vogliamo fare qua, seguendo comunque già una strada, esatto, che stava già cominciando a salire. La ricerca poi di come costruire il piatto è agganciato solo alla nostra fantasia, quindi sì. Una trota di esatto.
siamo molto legati al territorio, diciamolo. Però è tutto un dire, nel senso si parla molto di chilometro zero, ma è giusto dare valore anche al chilometro buono. Certo. Nel senso sia la trota di campo, sia il broccolo fioraro, però allo stesso tempo la mozzarella, la bufala è più buona campana. Certo. Pertanto è giusto valorizzare ogni parte dell'Italia, ogni territorio. E per i valori, certo, i prodotti che hanno buoni ovviamente. Certo. Dopo anche noi abbiamo fatto una scelta lì perché abbiamo giustamente creduto in Vicenza, dato che siamo da qua, e giustamente i prodotti che offre il nostro bellissimo posto, la nostra bellissima provincia, andiamo a valorizzarli al massimo. Certo. Ovviamente tutti i prodotti DOP o IGP, insomma, cose che sono solo del territorio. Dopo anche per quanto riguarda il crudo, ovviamente abbiamo fatto scelte Santillario, esatto, che per noi è un prodotto di altissima qualità e anche le persone insomma lo apprezzano. Certo, assolutamente. Si posso aggiungere poi l'innovazione non sta solo nell'impasto, ma visto che ci tiene molto anche il nostro pasticcere, si cerca di creare, si mangia anche con gli occhi, quindi sopra la pizza noi andiamo a spicchiare ogni pizza e ogni pizza deve essere composta, che ogni spicchio abbia lo stesso equilibrio ad ogni morso, in modo tale che oltre a mangiare col gufo alla bocca, col palato, si mangi con gli occhi. Certo. E allo stesso tempo si crea anche un gioco di colori, certo, giochiamo molto con i germogli, con i colori, comunque cerchiamo di dare dei contrasti in modo tale da fare rendere un piatto che era la pizza molto più appetibile. Certo. Quindi avete curato anche il discorso delle stagionalità? Sì, o il discorso di prodotti? Infatti non tutti, cioè nel nostro menù infatti non abbiamo suddiviso il menù in pizze classiche che sono presenti tutto l'anno. Certo. Quelle stagionali che però voi chiamate classiche delle pizze che così classiche non sono, esatto, le vostre pizze classiche. Classiche, esattamente, certo, ci sono dei gusti che si trovano tutto l'anno, okay, che non andiamo, certo, a giocare con la stagionalità. Certo. Per quanto riguarda la stagionalità cambiamo tre menù l'anno, sì, di conseguenza riusciamo a fare, insomma, a usare molti prodotti stagionali. Usiamo delle pizze che abbiamo chiamato delle atelier in senso che ci sono appunto dei prodotti che non riusciamo a tenere per 4 mesi, di conseguenza li proponiamo solo per i mesi che ci sono e dopo quelle pizze lì ovviamente vengono tolte da noi. Diciamo che allora c'era il progetto sull'innovazione del prodotto e poi c'è tutto quello che è la parte di cucina, proposta, cucina e pasticceria. Infatti anche noi per quanto riguarda la cucina non andiamo a comprare niente già scatolato o fatto, prendiamo tutte le materie prime fresche e le facciamo noi direttamente, ad esempio il filetto di cervo, quest'inverno avevamo un filetto di cervo, ci arrivava il filetto fresco, lo cucinavamo a basse temperature, marinandolo prima e poi lo mettete sotto. Esattamente, tutto quanto. In modo infatti, come ha detto giustamente Massimiliano, anche il piatto e la pizza deve essere, in tanti locali purtroppo arriva la pizza con prodotti all'interno che sono molto sparpagliati e quando vai a mangiare una fetta trovi una cosa ma magari non l'altra. Sì, l'altra. Il nostro principio invece è proprio quello di dare in ogni fetta gli stessi prodotti che ci sono, sì, ovviamente. Quindi la cosa che mi ha colpito è che la proposta che avete fatto su Vicenza è una proposta che sembrerebbe quasi cosmopolita, nel senso che su Vicenza diventa quasi difficile da proporre una cosa come l'avete fatto, difficile, ma se la prendiamo e la spostiamo a Milano magari diventa una roba clamorosa e poi avete avuto il coraggio di partire da qua. Però, almeno per quello che ho potuto vedere, il design, la costruzione del progetto sembrerebbe quasi qualcosa che possa essere scalabile. Esatto, noi abbiamo creato, esatto, tutto è nato non per rimanere proprio in Italia ma per esportare il nostro brand all'estero, questa è un po' la nostra idea. Per questo motivo però abbiamo deciso di creare due brand, uno è il Fattore F che siamo noi, io e Riccardo, e l'altro è invece il Bacro della Pizza, quindi Fattore F rimane più la parte della degustazione mentre il Bacro della Pizza è quello che noi chiamiamo pizza al trancio, certo, però una pizza al trancio non come le classiche pizze ma sempre trattando gli alimenti come a Fattore F, okay, usando degli impasti in lievito madre molto digeribili, certo, e creando che è più o meno, però, che è più o meno il quello che si mangia a pranzo. Sì, esatto, okay, si può mangiare a pranzo o diventa il nostro prodotto takeaway per Fattore F durante la sera, okay. Però abbiamo fatto anche una chicchetta perché noi abbiamo un'altra idea in realtà, perché Bacro della Pizza è veneziano, non, certo, è bacaro, certo, e abbiamo deciso di creare un tocchettino praticamente che abbiamo registrato noi, il
non è altro che il Cicchetto, la rivisitazione del Cicchetto veneziano, che lo fanno a Venezia, però quella pizza. Quindi andiamo a creare una struttura di pizza molto piccola, farcita per sopra, che funge da Cicchetto, quindi uno può venire a consumare anche da noi per l'aperitivo il Cicchetto, magari bevendo un buon vino o delle birre nostre artigianali del territorio. Quanto ci avete messo a strutturare l'idea? Quasi un anno, perché questo progetto è partito molto tempo fa. Infatti prima di tutto è stato un po' lo studio del territorio, come dicevi tu, magari siamo stati un po' matti, pazzi a partire con Vicenza, però infatti non era la prima nostra scelta. Abbiamo visto un po' il territorio anche fuori da Vicenza, in Veneto, e alla fine abbiamo deciso di partire comunque a casa nostra, perché conosciamo anche tanta gente e ci piace anche stare qua. Certo. Quindi, hai visto che avete agganciato anche un architetto per lavorare sugli interni, penso interessante nel senso del posso permettere mia sorella, infatti, che ci ha seguito quasi in tutto su questo progetto, del locale, dalla Z dei disegni, tutto quanto, la scelta dei materiali, delle sedie, tutto. La cosa che mi ha colpito la prima volta che sono venuto qua è stata l'idea di associare la pizza non solo alla birra ma anche al vino. Esatto. Questa è una cosa interessante da sentire. Infatti quello è quello che noi puntiamo a fare, perché purtroppo la concezione della pizza è con la birra, cioè l'associazione italiana ormai classico. L'abitudine è quella. In realtà lievito su lievito non sta mai bene. Cerchiamo sempre di proporre invece un buon vino che riesce anche magari ad esaltare di più determinati gusti che mettiamo nella pizza. Infatti abbiamo creato anche delle abbinate adesso, in base anche alla carta vini come menù e in evolvere, cioè lo cambiamo, non dico spesso, però una volta all'anno sicuro. In modo da poter proporre vini differenti in base a quello che offriamo come prodotti della pizza. Fate tutte e due le stesse cose all'interno del locale o qualcuno si occupa di una cosa, qualcuno dell'altra? Diciamo le stesse cose. Diciamo che siamo intercambiabili, però in questo momento lui si dedica più alla pizza sensazione, che è la pizza alta in lievito madre, e io mi dedico di più a un po' alla spontanea. Però in realtà siamo fare un po' di tutto in realtà. Cioè, infatti adesso io parto con le vacanze, rimane qua Ricky, sì. E dopo, quindi va a fare tutti e due. E dopo il contrario, per fortuna, perché siamo partiti a febbraio, quindi adesso ci sta un periodo di stacco. Staccare un po' la spina. Per i nostri collaboratori che ci hanno dato moltissimo, infatti li ringraziamo, perché ovviamente il locale parte con la nostra idea, però se non ci fossero anche i collaboratori, infatti... Un ringraziamento speciale al nostro pasticcere Andrea Guaglianone, sì, che ci è veramente una manna dal cielo. Infatti una parte di innovazione è data proprio dalla parte di pasticceria di questo locale, perché posso garantire che un buon dolce dopo, quando la pizza... Allora, molto spesso uno va in pizzeria, mangia la pizza e fa madonna sono gonfio, non ce la faccio più a mangiare. Invece molto spesso le nostre pizze, grazie a Dio, probabilmente... Non è neanche tanto grazie a Dio, no. Però insomma grazie dai, grazie alla ricerca, riusciamo molto spesso a proporre dei dolci che veramente... È una scelta di business questa, ti rimane un po' più di spazio, esatto, però a noi entra più cassetto e il cliente è più contento, esatto. Ne guadagniamo un po' tutti. A quando, ad ora... prossimo locale? Ecco, ci stiamo pensando. Delle proposte, però adesso dobbiamo valutare, dobbiamo intanto chiudere l'anno per vedere bene com'è andato il locale, comunque ci abbiamo investito molto, sia di tempo che finanziamenti e tutto, abbiamo avuto anche un contributo dalla regione per questa idea qua, certo. E bisogna chiudere l'anno, però credo che con la voglia che abbiamo io e Massimiliano... Stare fermi non ci piace, esatto. Sicuro. Che dire, sono sicuramente due persone multilimit, anche perché il canale si chiama multilimit, sono persone che spostano il limite, nello sport ma anche nell'impresa, nell'industria e anche nell'industria a questo punto. E mi piacerà farvi incontrare una persona che ho conosciuto qui sui Colli, che fa un vino che è l'unico della zona che fa del vino nero. E quindi ve lo presenterò molto volentieri, esatto. Anche perché il pilone con la pizza ci casca a fagiolo, sarebbe una figata farlo conoscere. Bene ragazzi, se avete delle domande scrivete sotto, se vi interessa capire come si costruisce un nuovo progetto di innovazione agganciato al gusto scrivete sotto, eventualmente vi metto in contatto con
i ragazzi e fattore F, buona vita. Grazie, ringraziamo. Un ringraziamento speciale anche a te che sei stato super, Marco, è stato un piacere. Veramente. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao.